Un tempo si riconoscevano a prima vista grembiulini blu per i maschietti e quelli bianchi per le femminucce. Oggi hanno abiti di tutti i giorni e le cartelle hanno lasciato il posto a zainetti a spalla, ma gli sguardi, le domande, le paure e lo stato d'animo è rimasto lo stesso. Per tantissimi bambini oggi è stata una giornata che non scorderanno mai più, il loro primo giorno di scuola. Il primo giorno di scuola è un giorno importante, specialmente per chi inizia un nuovo percorso, per le prime elementari, per le prime medie. Io ho voluto scrivere a tutti facendo gli auguri a tutti i ragazzi e le ragazze, agli insegnanti, tutto il corpo personale della scuola. Ma quello che ho voluto dire anche con la presenza fisica, perché poi l'importante sono anche le relazioni umane, e fare gli auguri ai ragazzi, ma soprattutto lanciando un messaggio vero, che la scuola sia vissuta come una bella esperienza anche divertendosi, perché anche le cose serie vanno vissute con serenità, ma soprattutto facendo un invito di vivere questo momento con grande curiosità, con una voglia di apprendimento, di conoscenza, ma soprattutto anche essere capaci di ascoltare. Le porte degli istituti scolastici si sono aperte davanti a loro. Primo giorno seduti ad un banco, tra l'odore dei quaderni nuovi, i libri, le penne. Alcuni di noi si ricordano anche l'odore dell'inchiostro nei calamai, preistoria praticamente. Le maestre ed i maestri che diventeranno croce e delizia e che forgeranno la loro personalità e li guideranno come educatori nel loro apprendimento. Nuove esperienze, nuove sensazioni e tanta emozione, anche e soprattutto per i genitori che li hanno lasciati lì, tra i loro nuovi compagni. È sempre bello, il primo giorno di scuola è forte, pregnante di significato, insomma, quindi è interessante. Viene in mente il proprio primo giorno? Sì, il primo giorno di scuola me lo ricordo ancora adesso, quindi mi ricordo i compagni che litigavano, chi scappava. A me è sempre piaciuto, quindi insomma il secondo bimbo è stato bello ed emozionante. Emozione? Tanta. Crescono e diventano grandi, quindi è una bella emozione però. È il primo che porta a scuola? Questo è il primo, sì, è il primo. La seconda ancora fa il nido, quindi ci abbiamo qualche altro anno. Più emozione dei genitori? Quasi più la nostra, sì, che la loro. Loro erano molto tranquilli, che hanno incontrato gli amici dell'asilo, quindi... Il primo giorno fa un certo effetto, poi dopo piano piano inizia una routine, però il primo giorno fa un effetto strano, crescono questi bambini. Vivian, perfetto. Aurora, eccola qui, Aurora. Ma non è che per gli occhi che c'è, Aurora. È un punto d'inizio non solo per le bambine e i bambini, per gli studenti, ma anche per gli insegnanti, il personale delle scuole, i dirigenti e chiaramente anche per l'amministrazione comunale, che quest'estate ha fatto investimenti per oltre 500.000 di euro sull'edilizia scolastica. E questa mattina insieme al sindaco Seri abbiamo voluto toccare almeno alcune delle realtà che quest'estate sono state interessate da interventi più o meno significativi, perché c'è molto da recuperare sull'edilizia scolastica e in questi anni abbiamo cercato, in questi ultimi 2 anni, di recuperare quegli investimenti sulla sicurezza e sulla riqualificazione che sono indispensabili per una città che ha circa una 50 di edifici scolastici. Certo non mancano i problemi, c'è qualche problema sul sistema dei trasporti scolastici che stiamo provando a risolvere con la nuova ditta che segue il servizio, che sicuramente nelle prossime ore riusciremo a risolvere, ma nell'insieme direi che questa partenza è positiva e la facciamo, questa è la cosa più importante, in tante scuole che sono state rinnovate, riqualificate e messe in sicurezza. Bene, siamo pronti, via, in fila in via, dai Alice, mettiti.